Un uomo disoccupato nelle ultime ore ha scritto sui social un messaggio molto brutto a Giorgia Meloni, coinvolgendo anche sua figlia. La procura ha subito rintracciato chi è il soggetto in questione. Qualche ora fa, un ragazzo di soli 27 anni, senza lavoro e originario di Siracusa, ha rivolto delle vere e proprie minacce a Giorgia Meloni. L'uomo avrebbe utilizzato i social per esternare le sue convinzioni, che però sono scaturite nella minaccia. Quando ha scritto la frase «Se togli il reddito ammazzo te e tua figlia». Tutto è peggiorato quando lo stesso ha consolidato le sue affermazioni dichiarando che sarebbe stato pronto a tutto nel caso in cui il presidente del Consiglio avesse revocato il reddito di cittadinanza. Nella peggiore delle ipotesi, infatti, avrebbe scontato 40 anni di carcere, dove sarebbe stato mantenuto per tutto il tempo della detenzione. L'uomo ha intimato alla donna di cambiare rotta e di non togliere il reddito di cittadinanza, in quanto tutto ciò avrebbe avuto delle ripercussioni sulla sua vita e su quella della figlia Ginevra. Questi sono stati i messaggi che l'uomo avrebbe postato su Twitter a seguito di alcune dichiarazioni pubblicate da Giorgia Meloni ed altri politici di Fratelli d'Italia. Ovviamente Giorgia Meloni ha deciso di non soprassedere su fatti simili, seppur in cuor suo avrà avuto paura per le parole che l'uomo ha proferito nei suoi riguardi. Ad ogni modo, tutto è stato denunciato e sono subito partite le inchieste che hanno condotto all'identificazione del colpevole. Per l'uomo è scattata la denuncia per violenza privata aggravata, la quale si è riversata nei confronti del presidente del Consiglio. La procura di Siracusa, inoltre, ha deciso di effettuare un sopralluogo, portando in atto una perquisizione presso la casa e presso i luoghi che, solitamente, il ragazzo frequenta. Ricordiamo ancora una volta che lo stesso percepisce il reddito di cittadinanza e che non svolge alcun tipo di impiego al momento. Sicuramente saranno state le dure condizioni di vita a far parlare l'uomo, ma questo non giustifica l'abuso di violenza che lo stesso ha riversato nei confronti della Meloni e della figlia. Come ha detto Giorgia Meloni in un suo celebre Twitter, il lavoro rende l'uomo libero, in quanto lo può condurre dove vuole. Mentre il reddito di cittadinanza non permette di elevare la propria posizione. La donna ha poi ribadito di credere nell'Italia degli italiani, in modo che tutti possano beneficiare di un futuro migliore. Ovviamente diverse personalità politiche si sono schierate in difesa di Giorgia Meloni, condannando le parole del ragazzo senza pietà. Antonio Tajani, per esempio, ha pubblicato su Twitter una frase, nella quale esplica che se qualcuno pensa di influenzare le decisioni del governo, ricorrendo alla violenza, sta commettendo un grosso sbaglio. Tutti gli altri, invece, hanno speso bellissime parole per la Meloni, facendole sentire tutto il loro appoggio e soprattutto non lasciandola sola in un momento così delicato. Eravate a conoscenza delle minacce che Giorgia Meloni e sua figlia Ginevra hanno subito nelle ultime ore? Pensate che il ragazzo che si è macchiato di tale affronto debba pagare questa ingiuria? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione.